cinese. Ma non vi racconto delle parole. Una disperazione così che non... E aprendo la televisione così a caso e vedendo queste facce da culo che sono lì a dirci cosa dobbiamo fare, come dobbiamo risolvere i problemi. Immediatamente dobbiamo dare un segnale al paese. Il nostro segnale è che devono andare a casa tutti. Adesso gli diamo 3 miliardi e 9 dei nostri soldi, basta, è finita. Le banche non possono fallire perché è un ossimoro, la banca non fallisce. Falliscono migliaia e centinaia di migliaia di famiglie con i loro risparmi, non si può far fallire una banca. Si statalizza, si nazionalizza come in Inghilterra con la Norvegia. Si nazionalizza, beh, ci prendiamo tutto, ci prendiamo anche il buco di mezzo un miliardo a due condizioni, due, che si apra immediatamente una commissione e si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. Se vai in rosso chiudi, arriva ti mangiano la casa e loro col 5% dello scudo fiscale si risanano tutto, non lo permetteremo, io voglio i nomi e i cognomi pubblici di chi ha fatto lo scudo fiscale. Okay. Il lavoro cos'è? È diventato una parola terribile, terribile, il lavoro è diventato una roba che non può essere tutta la tua vita, ma che vita è? Il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, ma non tutta la tua vita! La Chiesa sta franando tutto grazie a queste tecnologie qua, non sono io, è la rete che aggrega intelligenze sui problemi. La Chiesa, l'amministratore delegato del Vaticano, ha dato le dimissioni. Non c'è più, è in ostaggio, dov'è? Perché? Forse per la rete. Ha fatto due Twitter, ha fatto due Twitter, poi si è reso conto, forse, perché viveva forse in una bomboniera, si è reso conto che questa struttura della Chiesa che è ferma da 1000 anni, forse non funziona più, forse si è accorto che le Chiese sono vuote, forse si è accorto che i preti dovrebbero anche sposarsi e fare dei figli per capire che cos'è la diaconia, forse si è accorto con Twitter, si è accorto. Si è accorto che ci sono più cristiani in Africa che in Europa, si è accorto che ci sono più contatti interni in Africa che in Italia, forse si è accorto di qualche cosa, che le pecorelle vogliono parlare col pastore. Ti rispondo subito dove prendiamo i soldi, 1,5 miliardi, se non 3, 1,5, metti anche 1,5 miliardi di rimborsi elettorali che rivolgiamo indietro dai partiti. Abbiamo gli F-35, noi spendiamo 160 milioni per un aereo che non decollerà mai perché gli americani hanno paura. È un aereo, avete mai visto dei combattimenti tra aereo? Ma aspettiamola, ci sono i droni oggi, non gli aerei. Prendiamo le missioni di pace in Afghanistan, basta prese per il culo di pace, sono missioni di guerra come le altre. Abbiamo l'articolo 11 della Costituzione.